io sono davvero grato per l'invito, grato per ciò che avete fatto in questi anni e ciò che farete dopo, nel tentativo di restituire dall'occasione ideale, bella, nobile di discussione, anche poi una concretizzazione e un progetto straordinariamente pragmatico per questa città e per questo territorio. È chiaro che siamo di fronte a un momento nel quale sono tante le sfide e anche le suggestioni che questo evento pongono al cuore e alla mente di ciascuno di noi. C'è una riflessione ideale, sentivo prima Romano quando giustamente faceva riferimento alla complessità del tema a livello mondiale, alla complessità cioè della sfida dell'acqua, che è da sempre motore di vita. Le città che nascono intorno all'acqua, le civiltà, non soltanto le città, che nascono dall'incrocio dei fiumi e dal rapporto col mare, alle grandi questioni del nutrire il pianeta, del riuscire a dare al nostro pianeta una prospettiva di diverso sviluppo, di maggiore attenzione e anche di maggiore equità e di maggiore giustizia, che è uno dei grandi temi non soltanto di questo appuntamento, non soltanto dell'Expo di Milano, ma più in generale di una politica che sia una politica seria. Com'è possibile non avere il cuore squassato quando pensi che ci sono 1 miliardo di persone che muoiono di fame e contemporaneamente più di 1 miliardo che soffrono i problemi dell'obesità o che vivono con difficoltà per problemi legati all'alimentazione? Questa è una delle grandi contraddizioni che il nostro tempo deve risolvere. Come fare a riuscire finalmente a far occupare la politica di questi temi e non soltanto delle solite baruffe, delle solite polemiche? Poi c'è un tema che riguarda Venezia, una città straordinaria, una città che ha tutto davanti a sé, non soltanto dietro di sé, e che però ha bisogno, come tutte le città oggi, di riuscire per quanto possibile a dare una strategia di sviluppo per il futuro. E infine, e chiudo su questo, c'è il grande tema delle imprese italiane, del desiderio delle imprese italiane di mettersi in gioco, del non essere soltanto a fare l'elenco delle occasioni perdute. Se ci mettessimo tutti insieme a fare l'elenco delle occasioni perdute, faremo un catalogo di sconfitte pazzesche. Eppure, questa è la grandezza dell'Italia, siamo sempre nelle condizioni di poter rimetterci in gioco e ripartire, e abbiamo sì qualche occasione perduta dietro di noi, abbiamo anche tante possibilità. Ecco, io credo che anche questo appuntamento veneziano di Expo Acque, anche questa scelta che è stata fatta da parte di tutte e tutti voi, è un indice, è un segnale, è uno stimolo al paese. Noi ormai siamo divisi tra quelli che pensano che questo paese sia un paese finito e quelli che credono che l'Italia sia comunque un paese infinito, che riesce sempre a stupirci e a sorprenderci. Allora, da questo punto di vista sono orgoglioso di portare il mio grazie, il grazie del governo, dire che non ci sono certo polemiche, nessuno di noi non soltanto nega al Romano Prodi in primis e al governo di Romano Prodi l'importanza straordinaria che ha avuto, mica solo per l'Expo, ma anche per l'Expo, e che certe polemiche talvolta sono incomprensibili, ma come dire, giusto avere le occasioni anche per chiarirle se serve. Però nel dire grazie a tutti e a ciascuno, fatemi anche dire una cosa, allora di finirla con un atteggiamento tipico del nostro paese in cui tutte le volte ci diciamo che le cose non riusciamo a farle. Tutte le volte ci diciamo che non ce la faremo mai. Io credo nell'Italia, non come generico ottimismo della volontà. Io credo nell'Italia perché questo paese ha tutte le condizioni per poter scrivere una pagina di futuro. E se non lo facciamo a Venezia, non lo facciamo da nessuna parte. Quindi in bocca al lupo, complimenti e viva l'Italia sul serio fino in fondo, fino all'ultimo giorno. Grazie Presidente, grazie.